quando si lancia Inventor, l'applicazione si apre con questa pagina. Questa pagina è la pagina iniziale, la pagina di home, nella quale sono presenti quattro zone: la zona dei file, da cui si possono fare dei nuovi file, la zona dei progetti, con la possibilità di anche andare a definire i tasti di scelta rapida e i dettagli dei file, la zona dei documenti recenti e una lista di documenti, oltre il menu di apertura. Questa zona dei documenti recenti può poi presentare due diversi aspetti: o tutti i documenti recenti, cioè tutti quelli che io ho aperto ultimamente, o quelli che appartengono a un progetto, progetto che viene scelto qui. Allora, andiamo avanti a analizzare nuovo. Da qui posso lanciare una nuova parte, un nuovo disegno, quindi una tavola bidimensionale, un nuovo assieme, una nuova presentazione. Sono i quattro tipi di file che abbiamo visto nella prima lezione. In realtà io poi, e qui ci sono anche delle opzioni, cioè io posso lanciare parte assieme, disegno, presentazione, scegliendo un modello qui. Quindi se voglio usare un modello per la lamiera, faccio in questa maniera. Se voglio usare un ISO in millimetri, tra l'altro questi sono i miei personalizzati EV, clicco su questo. Questo però tutto sommato è un po' macchinoso come discorso, e finisce che io questo nuovo qui non lo uso mai, ma parto sempre quando vado a fare un nuovo disegno da qui, da questo nuovo. Poi lo vedremo a suo tempo. La zona dei documenti recenti, lascio un attimo questa da parte. La zona dei documenti recenti mi presenta una lista di documenti scelti o nel progetto attivo. In questo momento il progetto attivo è Filmati Inventor e qui ci sono le caratteristiche, il nome, il tipo, utente singolo, sono solo io che ho accesso nel mio computer a questo, la posizione, quindi dove fisicamente si trova. E varie altre informazioni che per il momento non ci interessano. Quindi o la lista dei documenti recenti del progetto attivo o la lista dei documenti recenti filtrata secondo questi campi qui, cioè posso scegliere solo di vedere solo i disegni, solo le parti, scusate, prendo tutto e riaccenderò le parti. Posso decidere di vedere solo le presentazioni, posso decidere di vedere tutti i tipi di file. Ordinati per, qui stabilisco un criterio per l'ordinazione e anche un criterio di raccolta di questo elenco di file, cioè tutte le date oppure gli ultimi 6 mesi dell'ultimo anno. Torniamo da capo. O quindi i documenti recenti di tutti presenti nella macchina, secondo questi file, oppure del progetto attivo. Progetto attivo che è in questa zona qui, quindi due zone in realtà collegate fra di loro. Progetto attivo che viceversa si trova qui. Allora, qui ho la lista dei progetti, vedete, cover telefoniche, file prototipi, filmati inventory. In realtà dove lavoro qui è una lista infinita. Questa è una macchina dove faccio solo i filmati, per cui ci sono pochissimi progetti, però ci sono e guardate, per fare questi filmati io sono in un progetto che ho definito. Appunto, Filmati Inventor si trova in questa cartella. Se cambio GrabCAD è tutta un'altra cartella. I progetti Winx7 si trovano ancora da un'altra parte. Qui forse c'è qualcuno altro, ma è inutile che sto. I progetti di un trapano a colonna stanno qui, sono in quest'area qui. Chiaramente, se guardate questa lista dei documenti recenti, qui vi. Io rendo attivo questo progetto trapano a colonna, ammesso che sia ancora su questa macchina, tutti del progetto attivo, tutti i documenti, vabbè, non ce n'è nessuno, ma qui vedete è sparita la lista di prima perché sto facendo la lista dei documenti recenti di questo progetto attivo. Allora, che altro c'è da dire di questa finestra qui? Allora, inverti, fa questo scherzo qui, sposta i documenti recenti rispetto a nuovi progetti, reimposta, li mette come prima. Questo mette a tutto schermo i documenti recenti. Questo può essere utile perché qui in realtà adesso è vuota, ma quando
si incomincia a lavorare, si riempiono queste cartelle facilmente. E qui vedete che i progetti e nuovo si sono ridotti, adesso reimpostiamo tutto normalmente. E poi invece qui per i documenti recenti, adesso rimettiamo filmati in vendor, possono essere presentati, a parte i filtri con cui posso scegliere che cosa visualizzare, come elementi affiancati, come un'iconcina grande, come un'iconcina piccola o come un elenco, io normalmente lo tengo come elenco. Adesso se nei documenti recenti vado sopra un qualsiasi file, vedete che si apre queste tre cartelle, tre icone qui. Allora, questo è come il doppio clic sopra lo apre. Questo lo cancella, ma lo cancella dall'elenco e non lo cancella viceversa dalla posizione, cioè questo file qui, se io qui faccio cancella, non viene eliminato, viene eliminato da questo elenco. E qui si aprono una serie di azioni, apri con opzioni, apri cartella superiore, esplora dettagli, cancella i documenti sbloccati e così via. Un po' le stesse opzioni che si aprono anche qui col tasto destro, apri, rimuovi l'elenco, apri con opzioni, esplora dettagli, eccetera, eccetera. Poi questi vale la pena provarli. Un'ultima cosa da dire, questo pin, questo spilletta qui. Allora, guardate, questo è in questo elenco fatto per... fatto per nome crescente, quindi parte 1, parte 1, parte 1, parte 2, parte 2. Questo è l'ultimo file elencato così, quindi avete visto anche che qui si può cambiare l'ordinamento. Posso anche ordinarlo per data modifica, per esempio, qui non c'è, va al primo posto, poi 21. Se metto la spilletta su parte 1 copia, si può, qualsiasi sia l'ordine, che posso cambiare tutto quello che voglio, ma quello rimane in testa, in alto. L'idea è, mi sono pinnato questo file qui perché ci devo lavorare, quindi l'ho bloccato lì all'inizio in maniera che lo posso trovare subito. Chiaramente se sblocco ritorna tutto al suo posto, si riordina tutto secondo i criteri scelti. Ancora qui nei documenti recenti c'è questa cartella, questa casella dove posso scrivere il nome di un file che sto cercando. Non credo di averla mai usata in tutta la mia attività perché normalmente non mi ricordo mai i nomi dei file e cerco di tenerli organizzati sotto forma di progetti, quindi di cartelle dove metto insieme tutto quello che riguarda un certo progetto. Poi quando rendo attivo il progetto e quindi sono su quella cartella lì, al massimo per trovarlo faccio in questa maniera, cioè lo vado a visualizzare con questi elementi affiancati. Questa parte del mio inizio home ho progetti che normalmente ho sempre aperto questo, tasto di scelta rapida, mai definito un tasto di scelta rapida. Quello che può essere comodo è dettagli file, perché quando io qui prendo, clicco, evidenzio un disegno, una parte o un assieme, quel che è, lui mi dice, mi dà tutte le sue informazioni, cioè dove sta, come si chiama, come è fatto, quando è stato fatto e modificato, le dimensioni, eccetera, eccetera, l'autore dell'ultimo salvataggio, l'autore del programma, che c'è il mio nome, e altre informazioni qualora queste siano contenute nella scheda del disegno. Diciamo, dettagli file, se aperto, mi permette di andare ampliare queste piccole, queste poche informazioni che sono presenti, tra l'altro se faccio elementi affiancati, perché se faccio grande non c'è nessuna informazione, se faccio piccolo men che meno, se faccio elenco qualche cosa c'è, ma non le date di modifica ci sono, ma le dimensioni ci sono, ma per esempio questa parte qui manca, non c'è in questa finestra. Due cose ancora su questa finestra home di apertura. Allora, la prima riguarda i progetti sostanzialmente, lo vedete, sono delle cartelle dove io vado a archiviare tutti i miei file, che siano parti, disegni, assieme o presentazioni relativi a un certo lavoro. E la seconda, quando io inizio una nuova parte, adesso la lancerò da qui, questa cartella, questo diciamo messaggio, adesso non lo consideriamo, questo spazio iniziale, questo home è presente. Allora, qui c'è il file che sto lavorando, inizio, ritorno in quella pagina iniziale,
è possibile anche, se sono su parte 3, arrivarci da qui. Inizio, vedete, ancora riapre. Quindi qua sotto in questa barra, oltre ad avere il file su cui, i vari file su cui posso lavorare e quindi spostarmi, immagino che sia di facile comprensione dall'uno all'altro cliccandoci, posso andare anche nella pagina iniziale con il comando inizio o cliccando su questa iconcina.